Buongiorno ragazzi, allora eccoci in un nuovo video. Allora, questo video spero vi dia un po' di motivazione per prendere straccio e detersivi e pulire la vostra casa. Allora, come sapete io tutti i giorni spolvero, tutti i giorni passo l'aspirapolvere, lavo i pavimenti e il sabato, per avere un pochino più di relax, mi dedico solamente allo spolvero e ai bagni. Dopo aver cambiato i copripiumini sia nella nostra camera che nella camera di Pietrenea, spolvero i comodini. Allora, in questo momento sto utilizzando il multiuso, quello della Emulsio Rosa. Non ho ancora provato gli altri, ma devo dire che sono molto 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 curiosa di provarli. Allora, sulle lenzuola spruzzo il mio ammorbidente insieme a un goccio d'acqua. Passiamo alla camera di Pietrenea. Come vedete è bella, ordinata e limpida, ma semplicemente perché avendo la casa su due piani lui preferisce, e anche io sinceramente per tenerlo d'occhio, giocare giù in sala. Portiamo i giochi che ci interessano giù e poi la sera riportiamo tutto su. Quindi ragazzi, se dovete cambiare casa e siete indecisi, vi straconsiglio la casa su un piano solo, anche perché sinceramente a me non interessa che la sala sia invasa dai giochi, anzi i bambini devono giocare indipendentemente da dove si trovino. Qua una spolverata ai mobili del bagno. Allora, solitamente la pulizia grande grande del bagno, diciamo che io la faccio praticamente tutte le sere, perché è bene avere il bagno sempre super igienizzato. In questo momento sto spolverando tutti i miei gingilli che si trovano sul lavandino, ma devo dire che è la parte più breve. Una spruzzata di profumo e poi vado a chiudere le finestre, che sono rimaste aperte circa un'oretta e mezza. Ecco qua il super finestrone del bagno e poi la cameretta di Pietrenea. Ora tocca alla sala, la parte che sinceramente mi rilassa un pochino di più. Pietrenea in questo momento sta giocando con la sua bicicletta, perché siamo in fissa con i me contro te, e sta imitando il suo idolo che in questo momento sta girando in moto, e quindi lui gira con la sua bicicletta, mentre io, come vedete, spolvero il mio mobile IKEA. Non può mancare una passata di Dyson sul mio tappeto.
spolverata al mobile del bagno lavanderia e poi inizio ovviamente con le mie lavatrici. L'asciugatrice è occupata, per cui svuoto la mia lavatrice dove ho lavato i copripiumini nostro e di Pietro Enea e poi vado a stendere su questo comodissimo stendino di IKEA. Ve lo straconsiglio perché è veramente veramente comodo. Allora, io cerco di stendere il meglio possibile per evitare poi di andare a stirare le cose superflue, anche se sono sincera, i copripiumini io li stiro sempre prima di metterli. Con un'altra lavatrice. Questo profumo per lavatrice asciugatrice della Mr. Clean è favoloso. E ora, dopo aver pranzato, si passa alla pulizia della cucina. Allora, abbiamo mangiato solo io e Pietro Enea, quindi non abbiamo tantissima roba. A Pietro Enea è venuta voglia di spremuta, quindi via di spremuta, la prepara lui. Ovviamente io sono al suo fianco e assolutamente non viene lasciato da solo in queste operazioni, ma devo dire che se la cava molto molto bene, addirittura meglio di me. Allora, in frigo non avevamo più arance, quindi ci siamo accontentati di due mandarini proprio piccoli, quindi di spremuta ne è venuta poco, ma lui era comunque felicissimo.
giriamo i bastoncini, profumiamo la nostra cucina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!